Bene, concludiamo il novero degli interventi con l'intervento di Roberto Ghiglino, psichiatra, psicoanalista junghiano, responsabile del Centro di Salute Mentale di Novara Italiana, socioanalista del CIPA, Centro Internazionale di Psicologia Analitica, e membro ordinario dell'International Association for Analytical Psychology. Titolo della relazione è Vivere male, vivere il male, la relazione con il male nella relazione. Buon pomeriggio a tutti. Meno di un anno fa su Repubblica ci fu un articolo in cui veniva detto che era sull'attualità della 180, veniva detto che la 180 nel suo spirito in Italia sopravvive in pochissimi posti, 3 o 4 posti in tutta Italia. Uno di questi era Novara. Il fatto che sopravviva a Novara, almeno questa è la mia idea, è dovuto a un unico e semplicissimo fattore. Il fatto che da 20 anni Domenico Nanno lotta giorno per giorno per questa sopravvivenza. E io lo ringrazio ancora più che per il convegno per questo, e lo ringrazio a nome più che altro dei pazienti. E la 180 fu possibile in un paese come l'Italia, in cui ci ha messo 15 anni per decidere se le hostess potevano portare i pantaloni o meno, è storia questa. Secondo me per 3 fattori, un momento politico, quello diciamo dall'inizio degli anni 70 all'inizio degli anni 80, unico, il fatto che ci fossero dei farmaci che permettevano un'altra gestione dei pazienti, e il fatto che gli psichiatri, ma anche gli operatori psichiatrici, infermieri, allora non c'erano gli educatori, gli assistenti sociali, gli psicologi, oltre alla cultura scientifica avevano anche una cultura umanistica e approfondivano continuamente una cultura umanistica. Tanto vero che convegni come quello di oggi, che credo che in Italia sia l'unico ormai organizzato da un Dipartimento di Salute Mentale, ai tempi costituivano la normalità. Io spero che il mio modo di dare una mano a Domenico sia quello di appunto pormi in questo solco. E questo è il mio intervento. Un paziente schizofrenico di un mio amico e collega, Corrado Guglieri, che ringrazio per avermi concesso di utilizzare questo materiale, racconta questo sogno. È morta una donna, sono nella camera ardente. La donna si mette a sedere e inizia a parlare. Sono un po' sbalordito, ma il becchino dice: ma non si preoccupi, capita ogni tanto che si risveglino, ma adesso muore davvero e gli facciamo il funerale. Il sogno è questo. Il paziente è abituato ad anni d'analisi e così interpreta da sé. Dice: beh, dottore, è un po' come la psicosi, si è spenta, ma non è detto che prima o dopo non possa riaccendersi. Però ora sto tranquillo, perché io so che prima o poi si spegne di nuovo e posso vivere tranquillo. Io faccio i complimenti al mio amico dicendo: beh, bel lavoro, questo uomo finalmente fa una vita decente e tutto. E l'amico dice: beh sì, certo, vive decentemente. Rimane il fatto che si può solo scegliere se essere malati o essere morti. Io penso che per parlare dell'inestricabilità del dolore dalla nostra esistenza questa introduzione sia abbastanza fulminante. Questo non voglio dire, ovviamente non voglio omologare la sofferenza di un paziente schizofrenico con il tipo di dolore esistenziale che può essere in ciascuno di noi. Diciamo che un contrappunto a questo sogno potrebbe essere una poesia di Montale, che probabilmente tutti voi conoscete, Felicità raggiunta del 24, è una poesia in cui Montale descrive l'estasi della felicità, proprio in quanto la felicità è qualcosa di estremamente transitorio, precario e delicato. E poi nelle ultime 2 righe c'è un finale avversativo che dice: ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case. Questa è la sua ultima nota.
faccio una premessa. Non parlerò del male, io parlerò del dolore. Sul rapporto fra dolore e male c'è stato scritto tantissimo. Voglio solo ricordare, per chi ne avesse voglia, magari Finitudine e colpa di Ricoeur. Noi di questo libro non diciamo nulla se non una piccola riflessione sul titolo, Finitudine e colpa. È la finitezza che ci perde o è la colpa a renderci finiti? Nel mio intervento viaggerò, diciamo, sulla soglia della questione, cioè cercherò di rimanere su un dolore più arcaico per il quale le categorie della colpa, dell'intenzionalità appaiono inadeguate. Tenterò di osservare, cioè, quel dolore che con il suo accadere illumina la soglia stessa del problema della colpa. Il metodo con cui cercherò di fare questa cosa è abbastanza semplice. Userò tre brevi istantanee per parlare del dolore inferto ai bambini, perché mi sembra l'emblema di ogni accanimento sui deboli, della crudeltà e delle trasfigurazioni anche che la pena può avere nelle vittime. Lo farò senza fare commenti di tipo antropologico, psicanalitico, psicologico, descriverò e basta. Insomma, quindi pensate un po' come, diciamo, tre immagini che vi vengono date e poi la trama del film, se volete, potete costruirla da voi. Io ne darò un accenno di una mia trama possibile. Allora, questa è la prima istantanea. È una tela di Marlene Dumas. Marlene Dumas ha portato in giro in questi ultimi anni e mezzo una mostra molto importante, Amsterdam, Londra, Basilea, che ha chiuso, mi sembra, 15 giorni or sono, Basilea. Il titolo della personale era L'immagine come confine. Questo quadro in particolare ha per titolo L'insegnante. Marlene Dumas è una pittrice sudafricana. Lei si è definita in un'intervista del 2008 al Guardian la più famosa degli artisti non famosi. Almeno due sue tele sono state vendute ad una cifra superiore ai 3 milioni di dollari ciascuno. Uno di quelli è questo che vedete. E questa cifra fa della Dumas la pittrice donna, l'artista donna, più pagata al mondo di tutti i tempi. Quasi tutte le tele della Dumas nascono da fotografie, da immagini prese da rotocalchi, da internet, da immagini che trovavo in casa, la gran parte delle quali sono immagini pornografiche. Questa in particolare nasce dalla fotoricordo della classe scolastica della pittrice stessa. Beh, io non ho le competenze di Bedosi, non sono un critico dell'arte, non ho neanche voglia di esercitare, come dire, un'arte psicologica raffinata, però insomma non sembra proprio di cogliere che l'esperienza scolastica di Marlene Dumas non sia stata idilliaca, diciamo. Peraltro, in un'altra intervista, la pittrice accenna al fatto che a scuola non fu mai gradito né il suo carattere da maschiaccio, né il suo interesse, diciamo, non proprio fervido per alcune materie di studio. Sappiamo inoltre che la Dumas, fin da piccola, amava tantissimo disegnare. C'è un aneddoto in cui lei va con la famiglia in uno di questi splendidi parchi naturali, si potevano fare ancora i safari, quindi vanno giù, cercano. Lei non è mai voluta scendere dalla camionetta ed è rimasta sua a disegnare sulla camionetta. I parenti, i genitori, nessuno aveva un talento artistico, per cui nessuno né l'ha mai osteggiata, né però ha mai promosso queste sue capacità, mentre lei fin da piccola si crucciava perché pensava di non essere abbastanza capace per poter vivere d'arte, che era il suo sogno fin da piccolo. Nessuno a scuola sostenne mai la sua vena artistica. Per finire, per quanto so io, della sua esperienza scolastica, sta il fatto che la sua famiglia parlava Afrikaans. L'Afrikaans è una lingua che parlano la gran parte degli olandesi in Sudafrica, che è una lingua che si parla solo lì, diciamo che il 70% è un dialetto neerlandese del 1500-1600, più in bastardimenti vari.
genitori decisero invece di iscriverla, forse perché parevano di maggiore qualità, a un istituto scolastico di lingua inglese. Immaginiamo quindi le difficoltà di apprendimento e di inserimento. Vi ho coinvolto in questa rete di supposizioni un po' sconclusionate perché così magari vi hanno resuscitato un po' in tutti voi l'eco di quella separazione, di quella prima grave separazione dalla famiglia che è stata costituita dalla prima classe elementare. Insieme a queste magari hanno resuscitato i ricordi di verifiche di matematica, di greco che ci hanno angosciato, di esperienze di bullismo inferte o subite, sempre scotomizzate dagli insegnanti, i confronti umilianti con i coetanei, insomma tutta questa sequela di amenità scolastiche. D'altra parte già Orazio si lagna del fatto che il suo maestro, mi sembra si chiamasse Orbilio, lo costringeva a studiare a memoria la traduzione dell'Odissea in versi saturni terrificanti e si annoiava tantissimo, lo pigliava a studiciate. Le parole che usa per lamentarsi sono esattamente identiche a quelle che mio figlio usa per lamentarsi dei promessi sposi, uguali, tali e quali. Quindi forse è il destino della scuola. La scuola però, vediamoci, è stato in grado di trasmetterci il solo piacere della conoscenza emendata da tutti gli incidenti di percorso? So, personalmente io penso che la bellezza ambigua dei numeri e l'amore per la parola in quanto commemorazione, rivelazione e rimemorazione dell'essere siano per alcuni di noi, come per me per esempio, un piacere enorme, un tesoro intellettuale inestimabile. Non tutti però forse hanno questa fortuna, il che credo sia una grossa sconfitta della scuola. E io mi chiedo, ma se il chirurgo bravo è quello che non lascia nessuno sul tavolo operatorio dopo un'appendicectomia a prescindere dalle conseguenze, ma perché no? L'insegnante bravo non dovrebbe essere quello che alla fine dell'anno non lascia nessuno indietro, a prescindere dalle complicanze? La seconda istantanea è un articolo del 1951 di Anna Freud e Sophie Dunn, un esperimento di educazione di gruppo, si intitola. E sei bambini, ve lo faccio corto, ve lo riassumo di cosa si tratta, sei bambini orfani ebrei, i loro genitori vengono deportati e uccisi quando loro sono appena nati, per cui piccolissimi entrano in questo campo di concentramento di Theresienstadt, di cui vedete l'immagine, e ci rimangono uniti fra loro fino alla liberazione, la primavera del 45, quando a quel punto avranno circa 3 anni. La cosa abbastanza caratteristica è che rimarranno sempre uniti questi sei. Il campo di Theresienstadt era un campo per raccomandati. Lo usava il regime per pubblicità, per dire non è vero che qui succedono cose terribili, guardate come li trattiamo bene, come pensiamo loro, tanto vero che qui c'è la partita di pallone, così. Questo ovviamente era solo una maschera terribile, ma era anche falso in sé, perché per la maggioranza degli internati a Theresienstadt questo era solo un luogo di transito, dove si fermavano quel tanto perché il regime capisse se poteva eliminare o no, senza far troppo casino, diciamo, le persone. Dopodiché venivano trasferiti e andavano a morire nei vari campi di concentramento. Quindi ogni mattina, voi immaginate, la prima cosa era l'appello dei trasferiti, si chiamava, in cui quelli che venivano chiamati si imbarcavano sui treni e finivano così. C'erano moltissimi bambini, venivano portati lì, che in effetti godevano di razioni di cibo sufficienti, ecco qui, godevano di razioni di cibo sufficienti, avevano un qualche controllo medico e c'erano delle donne che si, in qualche modo, si occupavano di loro. Queste donne, poveracce, erano sovraccariche di lavoro e malnutrite, per cui in fretta perdevano le forze vitali, venivano appunto trasferite e c'era questo turnover molto veloce. Bene, primavera del 45, i bambini vengono portati in un campo di smistamento dei piccoli a Windermere in Inghilterra e questi sei
vengono, come dire, instradati per un progetto di riabilitazione e vengono messi in una bellissima villa nel Sussex che si chiamava Bulldogs Bank, offerta dalla moglie di un diplomatico inglese. Qui vi stettero per un anno, accuditi e, per quanto era possibile, rieducati da due infermiere e un assistente. Infermiere e assistenti che, diciamo, sono nell'ambito di quello che poi diventerà la Tavistock Clinic, e quindi con una particolare abilità e competenza ad osservare le cose. Basta, vi leggo semplicemente qualcosa da questo articolo per darvi un'immagine di questi bambini. Nel lasciare il campo di raccolta di Windermere, i bambini reagirono male al nuovo cambiamento d'ambiente. Non mostravano alcun piacere per tutto ciò che era stato disposto per loro e si comportavano in modo selvaggio. Nei primi giorni dopo l'arrivo distrussero tutti i giocattoli e fecero vari danni ai mobili. Non avevano mai visto giocattoli, loro avevano solo quel cortile che avete visto prima. Verso il personale si comportavano o con fredda indifferenza o con attiva ostilità. I sentimenti positivi dei bambini si concentravano esclusivamente nel proprio gruppo. Era evidente che si volevano molto bene e che niente, nessun altro li interessavano. Non avevano altro desiderio che quello di rimanere insieme e si rattristavano se venivano separati anche solo per poco. Nessun bambino consentiva stare al piano di sopra, mentre gli altri erano al piano di sotto o viceversa, e nessun bambino voleva andare a passeggio o fare commissioni senza gli altri. Quando erano insieme i bambini formavano un gruppo saldamente unito, di cui ognuno era membro in condizione paritaria. Nessuno assumeva il ruolo di capo per un tempo prolungato, ma ciascuno esercitava una forte influenza sugli altri in virtù delle qualità e delle peculiarità individuali. Maggio 1946, Miriam lascia cadere il tovagliolo, si guarda intorno e dice: lo prenda su qualcuno. Lea lo raccoglie. Non si facevano la spia e prendevano la difesa l'uno dell'altro automaticamente. Avevano estremo riguardo per i sentimenti l'uno dell'altro. Novembre 1945. John si mette a piangere perché la torta è finita e non può averne una seconda fetta. Ruth e Miriam gli offrono quel che rimane delle loro porzioni. Mentre John mangia i loro pezzi di torta, esse lo coccolano e commentano soddisfatte su ciò che gli hanno dato. Come si è detto prima, i bambini ebbero un comportamento di forte e incontrollata aggressività verso gli adulti fin dal loro arrivo. Questa aggressività aveva un carattere impersonale, non era diretto contro qualcuno in particolare e non era da considerarsi come un segno di interesse per il mondo adulto. I bambini non facevano che reagire in modo difensivo verso un ambiente che vivevano come strano, ostile, interferente. Appena arrivati ci colpì il fatto che la forma di espressione dell'aggressività usata dai bambini fosse di gran lunga al di sotto di quella normale per la loro età. Come arma usavano il mordere. La prima foglia mostrata ai bambini fu una foglia d'edera. Per tutto un mese ogni foglia verde fu chiamata edera. Ovviamente rispetto alla situazione del quadro della Dumas si tratta di un dolore inconfrontabile nella sua radicalità. Ma se facciamo nostra la tesi sulla banalità del male di Hannah Arendt, sapete, per cui anche un uomo come Eichmann, lo zelante ragioniere della soluzione finale, risulta in fondo essere un uomo mediocre, che in fondo fu sempre semplicemente intento ad applicare le sue capacità, che non erano scarse in verità, per la mansione consegnata. Se accettiamo la tesi dell'Annar, secondo me ogni dolore sofferto da un debole fa risuonare in fondo al nostro cuore una stessa plumbea nota, come se la scaturigine prima di questo male fosse qualcosa che ha a che fare in realtà con tutti noi e con cui dobbiamo farci conti tutti. Possiamo alla fine, insomma, come esista proprio quello che ho detto all'inizio a proposito del sogno, una non emendabilità del male, del dolore, dalla vita, con la quale in fondo abbiamo perso l'abitudine di farci conti, perché la nostra vita è piena comunque di happy ending, di mode e di altri, come dire, sonniferi.
E se questo dolore che isola potesse anche unire, e quindi da questi bambini, da questi maltrattati, si passasse a una specie di vendetta, cosa succederebbe? Vi farò vedere due brevi spezzoni di un film spagnolo del 1976. È un regista, si chiama Serrador, che ha lavorato e lavora tuttora più che altro per la televisione, ha fatto solo due film. Io non sono un cinefilo, quindi mi sono andato a ricercare queste cose. La pellicola è rubricata nel genere horror, però non ci sono porte che sbattono, litri di sangue, un film a bassissimo costo, per cui non ci sono i vari trucchi cinematografici, e anzi quelle poche accenni come il sonoro, così a volte ci fanno proprio sorridere, perché sembrano un film di fantascienza degli anni 50, diciamo. E il film inizia, non ve li farò vedere, ve li risparmio, anche perché qualcosa avete già visto oggi, inizia con i titoli di testa, mentre sotto scorrono delle immagini terrificanti, dei filmati, peggio ancora, di sevizie attuate su bambini, quindi campi di sterminio nazisti, la Cambogia, il Biafra, il Vietnam, il Bangladesh, eccetera, eccetera. Durano, credo, 6-7 minuti, che non so se immaginate 6-7 minuti, quelli sono terrificanti. La trama è semplicissima, è una giovane coppia inglese che decide, lei in attesa di un figlio, che decide di fare una settimana di vacanze in un'isola del sud della Spagna. Appena sono giunti si rendono conto che l'atmosfera, insomma, è un po', come dire, inquietante, e in realtà non ci sono adulti. Ben presto si accorgeranno che i bambini hanno massacrato i propri genitori e che loro stessi corrono un pericolo mortale. È successo che arriva la guardia costiera, vede l'uomo che sta prendendo a remate in faccia e uccidendo un po' di bambini, ovviamente interpreta che l'uomo è il cattivo, imbraccia il fucile, tira un colpo e uccide l'uomo. Dopodiché sbarca la guardia costiera chiedendo ai bambini come state, cosa è successo, le cose che possiamo immaginare. Per
sequenza, andai a cercarlo adesso per il convegno in internet e in eBay lo trovai e lo portai. Questo però per dirvi che mi aveva evidentemente inquietato al punto da ricordarmelo benissimo, mi ricordavo il titolo e quant'altro. E sui motivi dell'inquietudine possono essere i più vari. Penso che ci sia innanzitutto il fatto che, ricordate che all'inizio c'è tutto i 7 minuti giù di lì, di immagini terrificanti di bambini seliziati, c'è la difficoltà a capire con chi identificarsi, no? Chi è che c'ha ragione, dove sta il giusto e lo sbagliato. Fatto sta che le vittime intanto chiedono un risarcimento sempre più crudele. Mentre questo risarcimento si fa sempre più crudele, abbiamo l'idea che il concetto di giustizia, la distorsione del concetto di giustizia sia ancora estremamente acerba. Un concetto di giustizia, una gestazione che per esempio a me viene in mente è descritta in maniera secondo me sublime nelle 3 tragedie dedicate a Oreste, di cui poi vi parlerò. Parlando di crudeltà, viene in mente credo più o meno tutti Claude Lévi-Strauss quando fa la distinzione crudo e cotto. Voi sapete, crudo rimanda allo stato caotico di natura, mentre l'intervento civilizzato dell'uomo si contraddistingue perché porta la cottura nei cibi. Ma siamo certi che la civilizzazione miri davvero a mitigare la crudeltà? Ripensiamo appunto a come finiscono le 3 tragedie dedicate ad Atena. Siamo nel 458 a.C., questo è l'anno in cui fu portata in scena la tragedia. Finiscono con le Eumenidi, in cui praticamente si celebra un processo, un dibattimento assolutamente all'americana, in cui l'imputato è Oreste, c'è una difesa e c'è un'accusa. Atena, ovviamente dea della sapienza, non poteva che essere il giudice e dirime la questione barando sfacciatamente. Infatti la fa falsa clamorosamente la conta dei voti a favore dell'assoluzione e a favore della condanna, per cui risulteranno pari i voti e secondo la consuetudine greca col pari viene assolto. E così Oreste viene assolto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non importa un fico secco il merito della questione, chi ci aveva ragione. L'importante è prendere una decisione, farla finita, se no non la finiamo più. Questo è il succo della faccenda. Come si è arrivati qui non lo so, però non sono un grecista, però mi viene in mente che 100 anni prima, più o meno, agli albori di quello che è il pensiero greco, c'è un filosofo di cui ci rimane, Anassimandro, ci rimane una sola frase scritta di suo pugno, o perlomeno che si pensa con ragionevole certezza che sia stata scritta di suo pugno. Anassimandro è quel filosofo a cui Platone si riferì dicendo che fu il primo sapiente degno di venerazione a un tempo terribile. Mi sembra che ci abbia colto. La frase è questa: le cose fuori da cui è il nascimento alle cose che sono, peraltro, sono quelle verso cui si sviluppa anche la rovina, secondo ciò che deve essere. Le cose che sono, difatti, subiscono l'una dall'altra punizione e vendetta per la loro ingiustizia, secondo il decreto del tempo. Sembra apparentemente una frase molto complessa, ma non è per così complessa. Cosa dice? Anassimandro stabilisce una differenza, quasi un'opposizione, comunque un rapporto fra le cose e le cose del mondo, cioè fra le cose in sé, come si potrebbe dire, e le cose che sono sotto il dominio dei nostri sensi, questa bottiglia, questo tavolo, eccetera. E dice che il rapporto fra le cose in sé e le cose di questo mondo è dominato dalla necessità, secondo ciò che deve essere. Mentre invece i rapporti fra le cose di questo mondo, il rapporto che c'è fra la bottiglia e il tavolo, è dominato dal decreto del tempo. E tutto ciò è di un'importanza e di una bellezza incredibile, perché
pensiamo che è la prima volta in cui l'uomo tenta di dire ciò che non è dicibile, tenta di rappresentare l'irrappresentabile, la stessa frontiera identica di fronte a cui si sono arenati Husserl, Heidegger, Wittgenstein, eccetera, cambiato poco in 2600 anni. Però non mi interessa questa speculazione teoretica, così mi interessa il fatto che queste cose che sono, cioè le cose del mondo, la bottiglia e tutto quanto, e soprattutto gli uomini, tutti noi, corrono incontro all'annientamento reciproco. Nascita e rovina, punizione e vendetta si inseguono, e tuttavia questo inseguirsi per sterminarsi l'un l'altro è anche un render giustizia, cioè un atto di giustizia. Come può essere che ammazzarsi come i cani l'un l'altro sia anche un atto di giustizia? Com'è che giustizia e ingiustizia siano così prossime? Il commento lo lascio fare a Giorgio Colli, tre righe che vi leggo. Ma qual è allora l'ingiustizia contrapposta delle cose che sono se non il loro nascimento? Che un individuo nasca e si distacchi, si isoli dalla vita divina, è ingiustizia. Che un individuo così circoscritto si rivolta contro un individuo e lo distrugga, è giustizia. Per cui la nascita è colpa e ingiustizia. La morte è espiazione e vendetta. E cos'altro poteva fare Atena 100 anni dopo se non barare? L'uomo moderno, secondo me, nasce proprio dalla consapevolezza che il dolore è inemendabile dalla vita, dal fatto che c'è una naturalità del dolore, da cui se vuoi uscirne puoi solo barare. Ma perché il dolore è così saldamente intessuto con la vita? Perché non si può espungere, perlomeno dire lì c'è il dolore, qui c'è la vita, qui c'è il giusto, qui c'è l'ingiusto? E penso che sia difficile rispondere in maniera più originale di quanto ha fatto Eschilo non nell'Orestea, ma nel Prometeo incatenato. La tesi di Eschilo è semplicissima e poggio su due punti. Primo, l'uomo riconosce che la sua natura è mortale, come la natura di tutte le cose, quindi non è lui, è la natura in sé ad essere crudele. La natura uccide perché la morte di qualcosa è vita per un'altra cosa. In tale ottica le forme superiori di vita dispongono a loro piacimento del quello inferiore e l'uomo, come l'asse di Priscola, piglia tutto. Il secondo punto è che proprio a fronte di questa sanguinaria precarietà l'uomo diventa Faber, cioè si inventa il processo di civilizzazione. Ma cosa vuol dire questo processo di civilizzazione? Vuol dire che allontana i pericoli prevedendoli, armandosi contro di essa, fabbrica la sua esistenza. Questo è il cuore del mito di Prometeo, che ci regala il fuoco e quant'altro. Il processo di civilizzazione ci insegna a stare in guardia, a premunirci, cioè ad armarsi per prima, ad attaccare per prima in modo di non soccombere. Quindi la crudeltà, per certi versi, sembra legata a doppio filo al processo di civilizzazione. Niente ce lo ricorda meglio dei versi di Eschilo. Conviene leggerli. Gli uomini prima pur vedendo non vedevano, pur udendo non udivano. Simili a larve di sogni passavano nel tempo una loro esistenza confusa, senza conoscere dimori di mattoni esposti al sole, senza lavorare il legno. Ma sotto la terra abitavano come formiche che il vento disperde via, in antri profondi non rallegrati dal sole. Ne conoscevano i segni costanti che presagiscono l'inverno e il tripudio dei fiori primavera e quello dei frutti in estate, ma agivano in tutto senza discernimento. Finché io additai loro il sorgere e il cadere degli astri, difficile da stabilire. Quindi per loro ritrovai la scienza dei numeri, base di ogni dottrina, e l'accoppiamento delle lettere che serve il ricordo di tutto ed è padre alle muse. Io per primo piegare al giogo le fiere selvagge affinché schiave di cinti e di basti sostituissero l'uomo nei lavori più penosi. L'uomo quindi si dota di numeri e lettere, dopodiché cosa fa? Assoggetta le bestie e le fa lavorare al posto suo. Quindi se vogliamo il comfort di cui ci dota Prometeo sono semplicemente l'altra faccia di un destino che è contrassegnato dalla consapevolezza naturale della crudeltà dell'esistenza.
E se la competenza del padre non bastasse, come dire, a lenire la disperazione per la finitudine, Prometeo ci ha pure fatto dono di un opaco sperare, dice che speranze, che quella malafede è indispensabile a non pensare al fatto che dobbiamo andarcene, e quindi farci credere che tutto possa continuare così come se fossimo divini. E per questo i tentativi di dilezione del momento della fine sono diventati la nostra ossessione. Vediamo come va il mondo d'oggi, no? Le solite cose che si dicono, l'essere eternamente giovani e così. Vorrei ricordarvi come queste cose, che sono così apparentemente lontane dalla psichiatria, in realtà poi vediamoci se lo sono davvero. La cosa più esotica, diciamo, che abbiamo sentito stamattina in termini di psichiatria, credo che sia il magistrale intervento del dottor Nanno sulla sindrome di Cotard, no? Dove essere morti ed essere eternamente vivi possono convivere nell'animo di una persona, che ci è sembrata così radicalmente distante, diversa, ma questo è matto da legare, cosa dice, cosa fa? È così tanto, tanto diverso rispetto a queste cose che abbiamo detto, quanto aveva colto Anassimandro, che insomma l'annientarsi l'un con l'altro, la morte e la giustizia, il render giustizia, sono in fondo la stessa cosa. Se pensiamo fino in fondo, invece di, come avevo detto prima, perderci negli happy endings, nelle mode, nei sequel televisivi, eccetera, se pensiamo fino in fondo a questa cosa, è così davvero radicalmente altro da noi un uomo che soffre della sindrome di Cotard? Non so, dico voi. Fatto sta che il greco era diverso da noi. Nell'universo greco il dolore fa tutt'uno con l'innocenza, con la spontaneità e con la genuinità e soprattutto con la forza e la crudeltà della vita. Non esige né spiegazione né giustificazione, tanto meno mai si sarebbe sognato un greco di quegli anni di andare a prendere spiegazioni e giustificazioni che guardino al di là del mondo della vita, come si fa nell'orizzonte cristiano. E tuttavia l'uomo rialza sempre la testa, sempre la forza per farcela. Anche Prometeo, lì incatenato, soffre tutti i patimenti di questo mondo, rivolto a Giove dirà: ma uccidermi del tutto non potrà. Ma secondo me la testimonianza più bella di questa irriducibilità della vita e della vitalità è sul finale dell'Iliade, che ricorderete più o meno tutti. Achille sa benissimo che ha, diciamo, le ore contate, ed è lì che piange nel campo insieme a Priamo. I due, pur essendo stati nemici, sono nemici acerrimi, e Achille l'assassino del figlio, insomma, piangono insieme le persone loro più care, ovviamente Patroclo per Achille, Ettore per Priamo. Ma il tempo del dolore e del pianto è un'incrinatura passeggera nella compattezza del flusso della vita, perché un istante dopo è Achille stesso che spezza l'incantesimo, ben prima che si deragli nel romanticismo, con le parole più semplici di questo mondo, parole che tra non molto probabilmente ciascuno di noi pronuncerà come ogni sera. Ora pensiamo alla cena, dice. Così sospesi come il destino dell'uomo fra il saggio consiglio di Achille e lo struggente souvenir di Montale, che c'è anche in quest'ultima, Dio, auguro a tutti una buona serata.